Le fondamenta del pensiero economico classico, la legge di Say e la teoria del tasso di interesse. Qual è la giusta quantità di moneta che deve essere presente nell'economia? La risposta dipende dal modo in cui la moneta va ad influenzare l'economia. Le origini della teoria monetaria risiedono nel pensiero classico di Adam Smith, 1723-1790, e nei suoi amici. Le due pietre miliari del pensiero classico sono la legge di Say, che tratta del tasso di interesse, dell'occupazione e della produzione, e l'altra, la teoria quantitativa, che spiega il ruolo del denaro, il ruolo della moneta. Entrambi i concetti sono essenziali per la comprensione della teoria classica dell'economia, ed entrambi i concetti furono poi attaccati in seguito da John Maynard Keynes quando il pensiero classico fu, diciamo, messo a riposo nel 1936, salvo poi essere ripreso successivamente. E appunto successivamente fu ripreso il pensiero classico, riordinato e sviluppato dai moderni monetaristi e dai nuovi macroeconomisti classici durante gli anni 70, 80 e 90. Cominciamo allora dalla legge di Say, dalla legge di Say dei mercati, per poi passare alla teoria quantitativa della moneta. La legge di Say sintetizzava la teoria della scuola classica che si riferisce al reddito e all'occupazione. E diciamo che questa legge di Say, relativa al reddito e all'occupazione, può essere sintetizzata dalla massima ormai famosissima per cui è l'offerta che crea la sua stessa domanda. Detta legge di Say, questa affermazione significa semplicemente che l'economia non può soffrire mai a causa di uno stato di disoccupazione o essere vittima, diciamo, di un sottoconsumo, secondo quello che affermava Thomas Malthus potesse accadere in determinate circostanze. La domanda, cioè la spesa totale, sarà sempre ad un livello tale da giustificare la produzione in condizioni di pieno impiego. Cerchiamo di capire meglio questo concetto, per cui è sempre l'offerta che crea la sua domanda. Data lo stato dell'arte e della tecnologia, il prodotto potenziale dell'economia è determinato dalla dimensione della forza lavoro e dalla dimensione del capitale impiegato in impianti e apparecchiature.
Questa funzione della produzione, in termini tecnici, definisce, l'offerta totale di beni e servizi che possono essere prodotti. Dipendono dunque da capitale, lavoro e tecnologia. Say argomentava che la produzione sarà sempre a livello di pieno impiego, dal momento che la spesa sarà sempre grande abbastanza per poter comprare tutti i beni ed i servizi prodotti in condizione di pieno impiego. E perché questo? Questo è dovuto all'interazione delle forze di mercato guidate da quello che Adam Smith indicava come la mano invisibile del mercato. In sostanza, se le persone che vogliono lavorare non riescono a trovare un lavoro, allora offrirebbero i loro servizi per uno stipendio più basso e quindi sarebbero assunte da imprenditori, sarebbero subito assunte da imprenditori vogliosi di guadagnare di più. E gli imprenditori che trovassero difficile vendere i loro prodotti abbasserebbero prontamente i loro prezzi e vedrebbero così i loro magazzini sparire, diminuire. In sostanza, salari flessibili e prezzi flessibili assicurano che tutti i mercati siano pareggiati, siano puliti. Tutte le merci vendute, tutta la gente impiegata, tranne gli economisti che non avrebbero niente da fare dal momento che tutto andrebbe nel migliore dei modi senza il bisogno del loro lavoro. In sostanza, la interazione delle forze di mercato sotto il principio guida del non intervento, della laissez-faire, porterebbe al migliore dei mondi possibili. Naturalmente sorsero subito dei pensatori che potremmo indicare come precursori del pensiero keynesiano, come ad esempio il reverendo Thomas Malthus, 1766-1834, che obiettarono profondamente nei confronti della dottrina di Say. Tralasciando i dettagli, possiamo dire che Malthus argomentava in questo modo: mentre la produzione di beni e servizi determinano un reddito che è dello stesso livello appunto del prodotto, non c'è niente che ci assicuri che questo reddito sia poi speso totalmente nella produzione. E quindi l'offerta può in effetti creare il potere d'acquisto, cioè il reddito, ma non la sua domanda, cioè la sua spesa. Si può produrre reddito in sostanza, ma non è detto che poi questo reddito venga speso. In particolar modo, se le persone cercano di risparmiare una frazione troppo grande del loro reddito, più
di quanto le aziende siano disposte ad investire, allora parte dei beni prodotti rimarranno invenduti, gli imprenditori taglieranno la produzione e ne risulterà disoccupazione. Questo argomento fu poi ripreso e formalizzato dal pensiero di Keynes. Comunque il pensiero neoclassico non può essere naturalmente liquidato così semplicemente da questa obiezione di Thomas Malthus. Le persone desiderano risparmiare una parte del loro reddito. Ma questi risparmi non scompaiono, sono presi in prestito dagli investitori che li utilizzano per fare gli investimenti. E i risparmiatori ricevono l'interesse sui loro risparmi gli investitori sono disponibili a pagare questo interesse laddove si aspettano di ricavare dall'investimento un ritorno che sia superiore al tasso di interesse stesso. E allora, che cos'è che rendeva gli economisti classici così sicuri che tutto il risparmio sarebbe andato direttamente nell'investimento, nella spesa di investimento. Se il risparmio aumenta, l'investimento aumenterà della stessa quantità. E nel pensiero classico il livello del tasso di interesse è la chiave per risolvere questo dubbio. Secondo la teoria classica, il tasso di interesse fluttua in modo tale da far sì che gli imprenditori vogliano investire, desiderino investire ciò che le famiglie desiderano risparmiare. Questa eguaglianza tra il risparmio desiderato e l'investimento desiderato è sufficiente a garantire, a mantenere la produzione al livello di pieno impiego, cioè in una condizione di equilibrio. Abbiamo detto in passato che il livello dei tassi di interesse è determinato dall'offerta e dalla domanda di fondi prestabili, loanable funds. Gli economisti classici naturalmente riconoscono l'importanza dell'offerta e della domanda di fondi, focalizzano la loro attenzione sul risparmio e sull'investimento, che sono i due fattori che nel lungo termine giacciono al di sotto della domanda e dell'offerta di fondi prestabili. Cioè, in sostanza, il mercato dei prestiti è regolato dal risparmio e dall'investimento. Il risparmio
crea offerta di fondi e l'investimento determina la domanda di fondi. E gli economisti classici spiegano che queste due sono le forze che stanno al di sotto della domanda e dell'offerta di denaro, di fondi prestabili e perciò determinano il tasso di interesse in una prospettiva di lungo termine. Quindi ci possono essere delle oscillazioni legate al movimento dei fondi prestabili, ma nel lungo termine il tasso di interesse è determinato dall'incrocio tra risparmio ed investimento. L'investimento, secondo gli economisti classici, è una funzione del tasso di interesse. Più alto è il tasso di interesse e maggiore sarà la quantità di fondi risparmiata, dal momento che quando sale il tasso di interesse, la gente è più disponibile a rinunciare al consumo. E il tasso di interesse è allora un elemento decisivo per decidere se risparmiare. È una ricompensa per non cedere alla propria volontà di consumare di più. E anche l'investimento è una funzione del tasso di interesse ed aumenta al diminuire del tasso di interesse. Questo si vede osservando la retta che rappresenta l'investimento, che ha un andamento che è inclinata negativamente in un diagramma cartesiano che riporta il tasso di interesse in ordinate e in ascisse il risparmio e l'investimento. Naturalmente, in un diagramma cartesiano di questo tipo, mentre la pendenza della retta che rappresenta l'investimento è negativa, la pendenza della retta che rappresenta il risparmio è positiva. L'investimento è normalmente eseguito perché produce reddito. E un nuovo impianto, una nuova macchina è utilizzata da un imprenditore per produrre beni e servizi, per venderli e per produrre quindi reddito. E quindi un'azienda vorrà investire un maggior quantitativo di capitale se il ritorno atteso supera il tasso di interesse pagato sui fondi presi in prestito per fare l'investimento. Un tasso di interesse più basso spinge gli imprenditori a affrontare un maggiore investimento e quindi gli imprenditori accetteranno progetti che hanno una minore profittabilità attesa, perché il costo del denaro è più basso. E bisogna osservare che gli imprenditori non hanno bisogno di prendere fisicamente in prestito il denaro affinché il tasso di interesse sia importante nelle loro decisioni di acquisto, perché
Perché se i fondi sono già disponibili, l'alternativa ad aumentare l'investimento in capitale fisso è quella di prestare i propri fondi al tasso di interesse corrente. E allora, a un tasso di interesse più basso, il prestito diventa meno attrattivo. E piuttosto diventa attrattivo ampliare l'investimento. Il tasso di interesse deve diminuire dunque per invogliare una maggiore spesa di investimento, e questo a causa della legge dei rendimenti decrescenti, perché un maggiore investimento significa un maggior impiego di capitale e, data la forza lavoro e la tecnologia corrente, questo comporta una minore produttività marginale, una minore profittabilità. Abbiamo parlato del diagramma cartesiano in cui possiamo rappresentare una retta che riproduce l'offerta di fondi, cioè il risparmio, e la domanda di fondi, cioè il denaro impiegato dagli investitori. E il tasso di interesse è all'equilibrio, cioè all'incrocio di queste due rette, perché in quel punto non c'è tendenza al cambiamento. Nel punto di intersezione tra la retta del risparmio e la retta dell'investimento c'è l'equilibrio, perché in quel punto il risparmio è uguale all'investimento. E chi vuole prendere in prestito lo può fare, e chi vuole prestare lo può fare. Se il tasso di interesse fosse al di sotto dell'equilibrio, gli imprenditori vorrebbero maggiori fondi di quanto i risparmiatori sarebbero pronti a fornire, e allora la competizione forzerebbe il tasso di interesse al rialzo, e viceversa, se il tasso di interesse fosse al di sopra del tasso di equilibrio, i risparmiatori vorrebbero prestare più fondi di quanto gli investitori sarebbero pronti ad investire. Allora la competizione forzerebbe il costo dei fondi al ribasso e riporterebbe quindi la situazione in equilibrio al tasso di interesse di equilibrio. Ma le cose non stanno in equilibrio per molto tempo. Ad esempio, se le persone sentissero le terribili profezie di Thomas Malthus sulle conseguenze della crescita della popolazione, potrebbero decidere di salvare, di risparmiare di più ad ogni tasso di interesse. E allora l'intera curva del tasso di interesse si sposterebbe verso destra, e al vecchio tasso di interesse di equilibrio il risparmio desiderato supererebbe l'investimento, la quantità di investimento che gli imprenditori sarebbero pronti a fare. E questo è proprio quello che diceva Thomas Malthus, che sarebbe stato appunto il vulnus del pensiero classico, e cioè le persone avrebbero speso troppo poco in forma di consumo e avrebbero risparmiato
troppo, più di quanto gli imprenditori avrebbero voluto investire, e quindi ne sarebbe seguita la disoccupazione. Ma l'obiezione dei classici è che l'eccesso di risparmio sull'investimento mette una pressione al ribasso sul tasso di interesse, poiché i risparmiatori cercano di prestare tutti i loro fondi, e mentre il tasso di interesse diminuisce, allora la popolazione consumerà di più, e allo stesso tempo la diminuzione dei tassi di interesse incoraggerà gli imprenditori ad aumentare gli investimenti. E allora, come si vede dal grafico, si troverà un nuovo livello di equilibrio ad un nuovo tasso di interesse, in cui, in corrispondenza del quale, tutto ciò che è risparmiato dal reddito corrente è comunque investito dagli imprenditori. In tutto ciò, come abbiamo visto, non compare il denaro, non compare la moneta. Il tasso di interesse è influenzato nel lungo termine soltanto dal risparmio del pubblico, il quale è determinato a sua volta dalle caratteristiche di parsimoniosità, e il tasso di interesse, appunto, è determinato dal risparmio e dal investimento di capitali eseguito dagli imprenditori, il quale a sua volta è determinato dalla produttività del capitale. La moneta non interviene, non occupa alcun ruolo in quest'area del pensiero classico. Non influenza il tasso di disoccupazione, il tasso di interesse, né la produzione. Il mondo reale è determinato dalle forze, reali, non dalla moneta. I beni e servizi prodotti e la disoccupazione sono determinati dallo stock di capitale, dalla forza lavoro e dalla tecnologia esistente. Non ci sono altri elementi che vanno a determinare, il prodotto e l'impiego. Il denaro non interviene a influenzare l'economia intesa come prodotto e impiego. Il denaro non occupa alcun ruolo nel settore reale dell'economia. È trattato separatamente nella dottrina classica, e questo lo vediamo considerando il secondo pilastro dell'edificio classico, cioè la teoria quantitativa della moneta, che ci porterà a dire che il denaro determina soltanto il livello dei prezzi. Riassumendo, possiamo dire che i due concetti principali del pensiero classico sulla moneta e sull'attività economica aggregata sono la legge di Say e la teoria quantitativa. La legge di Say sottolinea che l'economia è stabile, è intrinsecamente stabile nella condizione di pieno impiego, e qualunque spostamento da quel livello di attività economica è soltanto temporaneo. E
un meccanismo chiave per comprendere la stabilità dell'economia è la flessibilità dei tassi di interesse. Risparmio ed investimento sono portati ad incontrarsi attraverso la variazione del tasso di interesse.